Ciao a tutti, oggi vi presenteremo una torta molto gustosa, torta alle fragole. Come ingredienti per il pan di Spagna abbiamo 75 g di zucchero, 4 cucchiaiate di acqua a temperatura ambiente, 90 g di fecola di patate, 90 g di farina 00, 4 uova, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci. Incominciamo a mettere le uova nella planetaria. Mettiamo il pizzico di sale, lo zucchero e l'acqua. Andiamo a montare per 15 minuti. Come vedete è ben montata, sembra quasi una panna, vedete? Ed ora andiamo a setacciare tutte le farine. La farina e lievito per dolci. Ed ora andiamo a mescolare dall'alto verso il basso. Ed ora inforniamo a forno caldo a 175 gradi per 20-25 minuti, poi fate la prova stessa. Ed ecco pronta la nostra torta, ora la faremo raffreddare e poi la taglieremo in due. Nel frattempo che la torta si raffredda, mettiamo a sciogliere 200 g di cioccolato fondente più 25 g di burro. Appena incomincia a sciogliere un pochettino, aggiungiamo il burro. Abbiamo tagliato la torta in due, ed ora mettiamo metà cioccolato qua e metà nell'altro. Lo spennelliamo con un pennello. Ed ora lasciamo asciugare un pochettino, nel frattempo facciamo la crema per riempire. L'occorrente sono 300 g di fragole lavate e le frullate con il mixer. Devono essere 300 g. Poi abbiamo 300 g di panna, 2 cucchiai di zucchero, 500 g di, 300 g di quark, quello magro, e 2 bustine di panna fica. Aggiungiamo la purea di fragole nella nostra planetaria, lo potete fare anche con quello elettrico. Mettiamo il quark, mettiamo lo zucchero e azioniamo la nostra planetaria. Aggiungiamo la panna, montiamo un pochettino e poi aggiungiamo un po' le bustine di panna fix. E aggiungiamo le bustine di panna fix. Continuiamo a mescolare. Ed ora, dopo la crema pronta, ne metteremo almeno la metà su un bordo di. E la spalmiamo per bene. La crema non è tanto dolce, però io l'ho lasciata così perché c'è la cioccolata che è già abbastanza dolce. Ed ora chiudiamo con l'altro strato. Il cioccolato va a contatto con la fragola. Ed ora facciamo tutto il bordo con la nostra crema, solo il bordo. Sopra abbiamo aggiunto uno strato di panna, sempre con la panna fix, in modo che tenga molto più dura. Sono 200 g di panna con una bustina di panna fix. Con la crema rimanente abbiamo decorato sopra della torta e poi ho fatto le fragole messe nel cioccolato, fatte asciugare e messe per decorazione. Fate sciogliere un pochettino di cioccolato, immergete subito la fragola, la lasciate sul cartaforno, quando è asciutta la mettete sulla torta. Spero la ricetta vi sia piaciuta, provatela, ditemi come vi sembra. Un bacione a tutti, ciao alla prossima, da Francesca e Salvatore è tutto, ciao!